Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cosa? Così passiamo anche un pochino a, ormai c'è una bella esperienza del ministro degli interni. Il decreto rave che ha prodotto tutte quelle polemiche, lo riscriverebbe così com'era, oggi ci ripenserebbe? Allora, di primo acchito gli dico assolutamente sì. Assolutamente sì. Le segnalo, ecco perché ho voluto partire dal sì assoluto, che la scrittura di qualsiasi provvedimento che viene portata all'approvazione del Consiglio dei Ministri passa attraverso un vaglio collegiale del Consiglio dei Ministri e dei tecnici dei singoli ministeri. Con questo non faccio professione di allontanamento da me della esclusiva titolarità di quel decreto. Segnalo che in sede di conversione, poi alla fine, sicuramente come è previsto nel gioco democratico parlamentare, sono state fatte delle rifiniture, non ci si è allontanati affatto da quello che era la concezione originaria. Segnalo altresì che chi ha fatto manifestazione di opposizione a quel decreto dicendo che era uno strumento indiretto per penalizzare la libera espressione del pensiero, poi si è limitato nel gioco parlamentare a cui l'abbiamo costretto ad uscire allo scoperto e dire semplicemente che ci voleva un emendamento soppressivo, perché invadere la proprietà privata altrui, esporre i partecipanti a manifestazioni di quel tipo a rischio di pericolo di incolumità personale, favorire lo spaccio illecito di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti fosse una qualche cosa che da ricondurre alla libertà di associazione delle persone. Questo governo, questo ministro dell'interno la pensano radicalmente diversamente, quindi rivendico quel decreto. Allora, abbiamo il cornetto oggi, no? Siamo partiti da quello. Quanto dura il governo Meloni? 5 anni di sicuro. Almeno 5 anni della legislatura. Non è manco scaravanti col ministro. Allora, abbiamo preso un po' più di tempo, valeva la pena, francamente. Il ministro Piantedosi va in televisione molto poco, ci ha raccontato un sacco di cose. Grazie a lei. La ringrazio e ci vediamo presto. Spero. Grazie a lei, grazie buon a lei lavoro ai suoi telespettatori. Grazie, grazie molto. Pubblicità, noi torniamo subito.